Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Forza diavolo Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, ed ogni volta che io finirò nei guai, l'unico amore sei, non ti ho tradito mai. Buon pomeriggio ragazzi, bentornati nella casa del diavolo. Il Tringa sempre presente, iniziamo dicendovi di iscrivervi al canale, campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione, link, obiettivo, striscione. Doniamo, donate, doniamo, donate, doniamo, donate. Allora ragazzi, partiamo con una cosa esterna alla partita perché mi avete scritto in un sacco di persone su quello che ha detto la televisione per quanto riguarda Ragnik. Allora, vediamo un po' di cercare di dare una spiegazione a tutto questo. Ragnik ha raggiunto nell'arco del tempo che è stato dipendente della Red Bull, ha raggiunto degli obiettivi e quindi ha accumulato dei bonus. Questi bonus fanno parte della buona uscita che Lipsia dovrà dare a Ragnik. Sicuramente Lipsia non vorrà pagare tutto questo gruzzolo di soldi a Ragnik per farlo andare via. Quindi si stanno sistemando per una buona uscita un po' più ragionevole. Questo non vuol dire che Ragnik non verrà al Milan o che quello che stanno dicendo tutti quanti. Non è assolutamente vero. Si sta semplicemente trattando fra le due parti per arrivare ad un compromesso. Quindi state calmi, perché chiaramente la televisione, come al solito, tutte le volte che c'è da parlare di Milan, deve girarla in maniera per creare qualche problema dove non esiste, perché ragazzi il problema non esiste. Ora ragazzi, detto questo, veniamo a parlare subito della partita. Allora, ha parlato mister Stefano Pioli. Allora, e all'inizio si è lamentato su tutte queste chiacchiere che si stanno facendo sul futuro. Pioli dice che non vuole distrazioni e media e quello che sta intorno, giornali, televisioni, stanno rompendo le scatole, in poche parole. Si continua a parlare del futuro, di quello che succederà, di Ragnik, Stefano Pioli. Ragazzi, la squadra, il mister e noi dobbiamo essere concentrati sul presente, lo dice anche Pioli. Il presente è l'obiettivo Europa League e soprattutto la partita di domani sera contro il Bologna. Il Bologna è una squadra che ha messo in difficoltà tutte le ultime squadre che l'hanno incontrata. Il Milan dovrà essere bravo, davvero bravo, a contenere il Bologna e giocare come sa fare il Milan. La squadra, come ho detto stamattina, partirà con i giocatori che stanno meglio. Quindi ricordiamoci, rientra Selemakers, che era espulso nell'ultima partita. Quindi a destra giocherà lui. Si ha ancora un dubbio su quello che potrebbe essere il terzino destro. Sembrerebbe avere qualche chance in più Calabria, perché Conti è parso molto stanco, quindi Pioli sta pensando di tenerlo fuori. Vedremo domani mattina con l'ultimo allenamento prima della partita, si capirà bene quale potrà essere la formazione. Anche Ibra per il momento dovrebbe giocare, ma anche lì si sta valutando se far giocare Rebic e Çalhanoğlu oppure Jack Bonaventura e Çalhanoğlu. Anche quelle sono delle posizioni da vedere. Il mister ha parlato di stadi. Lui dice sarebbe felicissimo se potessero aprire gli stadi. Anche lui ha detto che sarà praticamente impossibile vedere i tifosi per
prima della fine dell'anno. Purtroppo è così, ragazzi, dobbiamo farcene una ragione. Gli stadi apriranno per la prossima stagione. Io sono il primo a soffrirne di questa cosa, sapete quanto ci tengo io andare allo stadio e quanto è difficile per me vedere la partita in TV. Ma come sempre vi dico, domani sera, un'ora prima dell'inizio, tutti concentrati, tutti con la testa sulla partita, dobbiamo mandare la nostra energia ai giocatori. Ragazzi, l'ha detto anche Mister Pioli nella conferenza, noi dobbiamo fare il Milan. Poi ha detto, ha aggiunto anche che la Roma aveva avuto uno stop, ma adesso ha ripreso a macinare punti, a macinare gioco. Quindi il Milan deve fare il Milan. Dovrà portare a casa vittorie su vittorie, sulle ultime partite che mancano dovranno essere solo e soltanto vittorie. Il Milan è concentrato, Stefano Pioli è concentratissimo, ha detto che del futuro si parlerà dal 3 di agosto in poi. Per ora bisogna stare concentrati sul campionato e sul presente. Allora, la formazione quindi potrebbe essere questa. Gigio Donnarumma in porta. A destra, Calabria è in vantaggio su Conti. La coppia di centrali saranno Kjaer e Romagnoli come sempre. Theo Hernandez sulla sinistra. Centrali, centrocampisti di difesa. Kessié e Bennacer, i soliti due ragazzi. Sono la nostra protezione e sono quei giocatori imprescindibili per questo Milan. Poi dovrebbe giocare il rientrante Selemakers sulla destra, centrale trequartista Jack Bonaventura o Çalhanoğlu e sulla sinistra, se gioca Çalhanoğlu centrale, giocherà Rebic sulla sinistra. Se invece si darà spazio a Jack Bonaventura, giocherà Çalhanoğlu sulla sinistra. Quindi vediamo un po'. La punta sarà per il momento Zlatan Ibrahimovic, che è parso in crescita, però si sta guardando anche lì se far giocare Zlatan oppure dare spazio a Rebic e Zlatan che stia in panchina magari per entrare nel corso della partita. Vediamo un pochettino, si capirà tutto domani per l'ultimo allenamento. Allora ragazzi, tornando al discorso di Ragnik, Pioli, allora io stamattina vi ho detto, ieri sera ero a una festa. Allora, ho parlato con delle persone. Allora, non c'è ancora la certezza sul nuovo allenatore. Il Milan sta pensando a quello che deve fare. Allora, è sotto gli occhi di tutti quello che sta facendo Stefano Pioli. È sotto gli occhi di tutti il fatto che la squadra sia con Stefano Pioli. Ora il Milan sta guardando se sia il caso di cambiare allenatore e nel poco tempo che ci sarà fra la fine di questo campionato e l'inizio del prossimo, cercare di assimilare il nuovo lavoro con Ragnik oppure tenere Stefano Pioli e far arrivare Ralf Ragnik solo come dirigente. Io è un po' di tempo che dico questa cosa, lo dico da un bel po' e il Milan ancora non ha deciso. A parte che comunque ci sono quelle cose che stavamo parlando prima. Ragnik deve comunque rescindere il contratto che ha con la Red Bull, ci sono dei bonus, insomma, stanno parlando di alcune cose, state tranquilli perché non è saltato niente come ci vogliono far credere le televisioni. Si sta parlando e le due parti arriveranno a una conclusione che andrà bene per tutte e due. Non hanno nessuna intenzione di litigare. Ragnik è stato tanto con la Red Bull e sicuramente non avranno nulla per cui litigare. Stiamo tranquilli, andrà tutto come deve andare, con l'unico incognita che è Stefano Pioli. Ragazzi, io ve lo dico da un po', Mister Stefano Pioli meriterebbe la conferma sulla panchina del Milan e sono sicuro
Ragnik e Stefano Pioli possano andare d'accordo, perché comunque hanno un modo di giocare molto simile. Non fanno la formazione basandosi sui numeri 4-4-2, 4-2-3-1. Cercano di mettere tutte e due i giocatori nella posizione in cui possono rendere meglio. Sono due allenatori che fanno del pressing e del gioco la loro filosofia. Quindi, ragazzi, staremo a vedere. Non ci fasciamo la testa, non iniziamo a preoccuparci per cose che non ci sono. Lo sappiamo tutti come sono i giornalai e le televisioni. Quando si parla di Milan c'è sempre qualcosa, qualche problema. Non c'è nessun problema, state tranquilli, si risolverà tutto. Ora, ragazzi, vi ricordo, obiettivo striscione, link in descrizione, iscrivetevi al canale, campanellina per essere sempre aggiornati, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo e ragazzi, venite a seguirmi su Instagram, Tringa Vecchio Cuore Rossonero. Anche Instagram ve lo lascio in descrizione. Ci sentiamo più tardi, ci vediamo stasera in live intorno alle 9. Buona serata a tutti, vi voglio bene, forza vecchio cuore rossonero, forza Milan!